Ma ciao a tutti, guarda chi si vede, benvenuti ragazzi, benvenuti, 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 come va, come va? Benvenuti in questa mega seratona di Pro Fortnite Quiz. Mettiamo il banner intanto, guardate un po', guardate un po', guardate un po', guardate un po', che bello, che bello, che sorpresa magari che tra poco arriva. Presente i miei ospiti, M2Kill 2519, ciao compagno di viaggio. Ciao ragazzo, tutto bene? Tutto Noi ci siamo anche bene? questa sera. Sì. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Poi, presentiamo uno che fa parte del team, ormai la colonna portante, membro storico, anni e anni di carriera e via. Xeon 5891 Pro, che è il primo concorrente, è uno dei due concorrenti del quiz di stasera. Ciao Xeon, come stai? Buonasera a tutti ragazzi, buonasera. Carico, carico, dai, Sei vediamo cosa mi avete carico? preparato per questa sera. Allora, l'ospite, il tuo sfidante, Sì. arriverà tra 5-10 minuti perché è un pochettino impegnato. Abbiamo preparato una bella seratina, ecco, una bella seratina. Vediamo, Bene. speriamo di divertirci, anzi, ci divertiremo sicuramente insieme. Intanto saluto Leonardo, ciao Leo. Ciao Anzi, Leo. se ci fai, siccome hai fatto tutto alla veloce, se ci fai un bel check. Se senti anche quella musichina di sottofondo, le voci bene, ci fai un gran favore perché non ho modo per fare monitoraggio. Ecco, dopo una giornata in regia, non ho modo, non riesco a fare monitoraggio neanche dove lavoro e non riesco a fare monitoraggio neanche a casa perché ho le cuffie per sentire voi. Quindi, già 7 spettatori, grazie ragazzi, lasciateci anche un bel salutino. Allora, presentiamo la seratina. Pro Fortnite Quiz, abbiamo il nostro Xeon Pro contro uno sfidante misterioso. Che ancora Ancora io sono misterioso. all'oscuro di tutto, cioè io ho saputo di questa Ma non ti cosa oggi preoccupare, non pomeriggio. ti preoccupare, l'abbiamo Non ti devi saputa, preoccupare di questo. l'abbiamo saputa anche noi dopo di te, quindi non è un problema. Ecco, Quindi, perfetto. sei agitato, sei preparato, hai studiato? No, ho piegato a No, ferro, no? ho studiato, non studiavo quando andavo a scuola, figuriamoci adesso, cioè scusate. Ah, ma lui è un mega pro, ragazzi, voi Ma dovete saperlo, lui è il nostro pro. è una dote innata, è una dote innata. Allora, ecco, infatti il nostro re del quiz, perché ha vinto anche le puntate precedenti. Guardate, la domanda numero uno gliela facciamo: quante kill avete? Ecco, non lo so, non abbiamo ancora giocato oggi. Quindi, ieri quante kill hai fatto ieri? Boh, com'è che diceva sempre più di voi, no? Una più di voi, una più di voi. Questa è una cosa Grande meravigliosa. Phoenix! Ciao Phoenix, facci anche tu un bel check audio, video, suoni, sottofondi, se si sente. Allora, ragazzuoli, è finito una settimana lunga. Abbiamo iniziato Molto. con le nostre live serali molto più prolungate. Siamo ancora in pieno lockdown. Quindi, ragazzi, che cosa fate? Non dovete fare altro che installare Twitch nei vostri telefonini, cercare M2Kill 2519, Slystorm 85, Xeon 5891. Ecco, cosa dovete fare? Venite con voi, ci scrivete una marea di... No, insulti, no, dai. No, stronzate, no. Scriveteci un sacco di messaggi perché ci piace stare con voi. Vabbè, Ecco, in buona diciamo qualsiasi compagnia. cosa che gli Ecco, passa perché se non ci spontaneamente, scrivete lo anche un sacco sappiamo. di No. insulti, dai Sì, ragazzi, anche ci stanno perché, no, tutti. ma tanto per dire, come tutti i conduttori, dice scriveteci, se no non sappiamo che cazzo dire. No, non è vero, dai, sto scherzando. Ciao Oh, Cinzietti! ciao Cinzia, ciao Ciao Emma, guarda, Emma! hai anche tutti i tuoi fan. Ciao Emma, ciao Pronto, sei... nipote! Allora, ti ricordiamo anche l'appuntamento, andiamo un po' avanti, facciamo un po' di melina intanto che arriva l'ospite, lo sfidante, che intervisteremo anche un pochettino anche il nostro ospite. Oh, secondo me C'è un sta arrivando, ospite, eh? ospite, sta arrivando. Ma tu farai anche una live domenica, eh? Io? Sì? Beh, direi di sì, dai. Cioè, Ok, l'ultima è stata vuole... molto bella, sei stato molto contento. Sì. Bene, 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 Quindi bene. sì, Tu? rispolvererò di nuovo Bene, Leonardo Kill, allora, ma poi vediamo, dai. quando Magari anche passerai? assetto corsa, dai. Allora, Michael, quando passerai definitivamente a PlayStation? Mai. Beh, allora, il colore sullo sfondo basta un attimo, spingi un pulsantino, lo fai blu. No, cazzo, non è così La... semplice qui da me, ragazzi, non è così semplice, però va bene, dai. Ci sta. Allora, Ema, adesso in quest'ora qua facciamo questo
Tolchino, quizzettino. L'ultima volta che abbiamo detto facciamo appena un'oretta, è durata due ore. Però non credo, okay. stasera giochiamo. No, questa sera no, questa sera no, ragazzi. Una cosa più rapida. Dobbiamo andare anche in gameplay. Allora. Intanto guardati il quiz, Eva. Perché c'è un guardati il quiz sorpresa, perché c'è l'ospite a sorpresa. Che non so nemmeno io chi sia. Nemmeno quindi, noi, tranquillo. Cioè, però è un grandissimo ospite. Cioè una roba ma nemmeno noi. Cioè, alla fine noi stiamo aspettando anche noi di sapere chi è l'ospite. Perché non vedi che la locandina abbiamo messo il punto di domanda. Cioè, la sorpresa la stiamo aspettando follemente. La sorpresa non è solo per te, ma è anche per noi. Cioè, noi saremo ancora più sorpresi di te. Cioè, è un po' come quando si gioca a Fortnite che inviti qualcuno e non sai chi è, la stessa cosa. Quindi tu sfiderai il concorrente sconosciuto. Non volevo dire concorrente mascherato, ma non è così. Ciao Ale. Quindi stiamo anche noi in attesa. Se vuoi dire qualcosa prima della tua sconfitta, Xeon, fino adesso taccia per sempre. Non lo so, io sto mettendo in bolla la webcam. Tu pensa che abbia fatto... Stai mettendo in bolla la webcam. No, allora, io voglio vedere ancora quella scena con la bolla. Ecco, detto, fatto. Cioè, è una cosa veramente da matti. C'era sempre lì, vecchio, c'era sempre lì. Non ti preoccupare, lui è un vero pro. Cioè, io ho paura che... Se non ha niente vecchio, io mi immagino la scena che quando devi cucinare... Vecchio, sono in bolla. Ti presento la bolla in mano. Lì può anche essere sbolla... Olè. È arrivato lo sfidante. Grande. Sei pronto? 3, 2, 1. Ale! Ciao a tutti. Ciao, Marco. Ciao. Buonasera. Guarda, è già in bolla. Xena è già in bolla. Tira fuori la bolla. Cioè, la cosa lì la uso per rimorchiare. Cioè, guarda, è diventato tutto rosso, poverino. No, è la web che fa le colori. È la web che spazza i colori. Comunque, guardate, Michael è più rosso di me, Michael. Quindi... Ma io sempre, ragazzi, io ho la mia faccina bella rossina. Michael ha le guanciotte rosse. Sì, Marta, sempre, ragazzi. Come stai, Marta? Allora, presentiamo... Ti dico solo che non dormo da ieri alle 6, quindi... Ale, è in forma, sta benissimo. Formissima. Allora, sì, io farei la live. Allora, presentiamo... È in bollissima. Presentiamo la nostra ospite, amica, concorrente... Fidante, tutto quello che volete, Marta Drake, applausi. E infatti, Marta, vuoi tu leggere questo? Allora, ragazzi, io vorrei chiedervi, chiunque ci sia con un computer, se è interessato a giocare a GTA, di scrivere un messaggio privato che vi manderò al server Discord per giocare in RP con me e con tante altre persone, sul server Eclipse. Vi aspetto numerosi. Allora, datemi 2 minuti che condivido la live sul mio profilo Twitter. Quindi... Twitter? Sei agitata, Marta. Allora, un voto, perché io so già che farò una figura di merda. Tranquilla, che geometria erano le mie preferite. Ti può dire, scusate. Sì, geometria, lato per lato, uguale figura di merda, uguale. Allora... Vecchio, il 90 gradi io lo facevo litis, non lo vedevo, non si vedevano mai 90, quindi erano soltanto le figure di merda. Ragazzi, allora, ma intanto voi siete pronti con questo maxi quizzone? Siete pronti? Allora, io adesso devo condividere e vi lascio, Michael, la conduzione per un secondo. Lascia me la conduzione, per un secondo, ragazzi. Boom, esplode tutto. Sì, è facile. Ragazzi, ma voi siete... che cosa vi aspettate questa sera? Figura di merda go-go? Ci sta, quelle ci stanno sempre. Ci sta. Non lo so, dai. Vediamo. Marta? È dura così. Vieni qua, una gran figura di cacca. Già, vabbè, io volevo il pappagallo anche, però. Cioè, ci ho pensato a portarlo, però dato che non sono nel pieno delle mie facoltà mentali. Ai. Ho evitato di portarlo qua al piccolino. Guarda, io sto... Emma mi ha scritto 90 minuti di applausi. Alla grande, questi qui saranno per meno di 90, ma saranno applausi a go-go. Allora, ragazzi, io sto con... Nulla da dire, ieri abbiamo spoilerato soltanto il fatto che non avevamo ancora preparato niente, ma sapevamo già più o meno qualcosa. E loro, alle 3 di questa notte, abbiamo finito le slide per voi, soltanto per voi. Soltanto quindi per questa... noi, quindi
dovete sbagliarle tutte per forza. Ciao Ross. Ovvio, la grande. Dice chi ne sbaglia di più. Sì, intanto Marta, allora, intanto qui per scioglierti, eccetera. Allora, ci puoi raccontare qualcosina? Di Xeno sappiamo già che è un pro, si è già detto tutto. Allora, da quant'è che streami, giochi preferiti? Streamo da all'incirca un mese, pensavo in mezzo, invece sono un mese e qualche settimana, un paio di settimane. Sì. Principalmente porto Fortnite, dove spero ogni giorno di diventare pro, ma non accade mai. Quindi muoio sempre tragicamente in qualche modo stupido. Ultimamente ho sviluppato una passione per un altro gioco che è GTRP e presto porterò anche quello in live. Beh, ma noi no, tu hai paura di diventare pro, ma noi abbiamo la guida Frommer dei pro, infatti se vuoi un figlio pro, prova con Xeon. Allora, possiamo iniziare. Grazie Luca per il follow. Possiamo iniziare se volete. Siete pronti? Allora, sono 10 domandine, abbiamo un po' scremato. Aspetta, ma c'è un modo in cui posso vedere anch'io la vostra chat? La leggo. Su comment in alto dovresti vedere. No, ma computer, poi la leggi. Oh, perfetto. Sì, no, sì, okay. Praticamente ci sono... Luca è il mio suggeritore. No. Allora, la regola numero uno. Faccio rispondere tutte e due, ovviamente. Okay. Tanto c'è il delay. Non ci sono prenota. Io. Da casa rispondete dopo che hanno risposto i nostri concorrenti. Perché quindi sennò... non c'è l'aiuto da casa, ragazzi. Ah, WhatsApp non vale. WhatsApp non vale, sulle mani. Quindi sulle mani tutti. Il pubblico non vale. La suggerimento dei figli non vale. Quindi è così. Come bannatevi? No, non banniamo. No, siete benvenuti. Bra! Benvenuti. Allora, Marco, la prima risposta la dai tu, perché io non ho letto la risposta che mi hai dato, quindi la dai tu. La risposta, però la domanda sì. La leggi te, vero? Assolutamente sì, la metto io subito, intanto. Pronti per il banner? Pronti? Andiamo. Pronti per il bannerone, ma innanzitutto prima pubblicità. Marta, Drake, venite a giocare con me in Eclipse, per tutte le info scrivetemi in privato. Sono tutti così. No, sono tutti così in banda, perché non sono male se sono così, cioè, voglio dire. Guarda, ci presti questa immagine copertina per le live, magari ci incrementa. Facciamo le royalty. Ti diamo una royalty. I diritti d'autore. Tranquilla, noi paghiamo, non ti preoccupare, no. In V-Buck va bene, in V-Buck va bene. Paga lui. Quelli del Monopoli sono pieno, quindi non ti preoccupare. Allora, abbiamo svelato il concorrente misterioso. Ma guarda, l'ha messa prima o sbaglio? Sì, no, l'abbiamo già messa 60 volte. Ok. Ma avete fatto la slide con il concorrente, scusa? No, guarda che slide che abbiamo fatto. Guarda che cosa abbiamo combinato alle 3 di notte. Ops. C'hanno lo sguardo da furbetti, però. Oh, domanda numero uno, aspetta. Sì, togliamo tutto, Xeon. Sì, stai tranquillo. Domanda numero one. Quanti sono gli eroi Marvel disponibili nel Battle Pass? Risposta A, 6, B, 7, C, 8, D, 9. Che fantasia di disporre i numeri. Bene, iniziate a contare con le dita. Vogliamo vedervi mentre contate dibatti, con le dita. Io sto, mio Dio. Aspetta. Eroi Marvel. Allora, l'ho dato per conto di nascosto, non voglio suggerire. Ma per me non è nessuna di quelle, io me ne perdo già qualcuno. Ma che meraviglia. Nel mio conto non risulta nessuna di quelle, direi 6. Ma? Perché allora non arrivando neanche al numero minimo, il mio ragionamento è sarà il numero minimo. Dopo aspetta, che rispondono riletti. Tutte e due potete rispondere, se no rileggi bene la domanda. Perché me la puoi rifresciare? Sì, te la rimetto. Quanti sono gli eroi Marvel disponibili del Battle Pass? Ma gli eroi fisici o i poteri? Perché di poteri siamo sui 9. Questa l'ha fatta Michael. Siamo sugli eroi. Gli eroi, dico, ok. Quindi io gli eroi ne ho appena uno. Si quanti eroi vi dà il Battle Pass? Ah, quelli. Aspetta. Sveglia dalle 6. Sono sempre 2 giorni fa. Allora, Tintom, la Sidra, pressione psicologica.
Ma come, boh? 7. Ok, la tua risposta definitiva, l'accendiamo, Gerry Scotti, uguale. Dai, ti gratto la pelatina. Se non me ne sono perso nessuno, 6. L'accendiamo. C'è un suggerimento, boh. Da casa, boh. No, ma tu da casa ci dicono, dai Marta, 6, no, bannatemi, sono l'amico, no, bannatemi. Oh, tutti che vogliono stare. Ok, prima di darvi la risposta, proviamo ad elencarli. Allora, Iron Man, la tizia di vento, Hulk. La tizia di vento. E non so come si chiama. Hulk, Wolverine. Poi c'è quell'altro. Cazzo! Ragazzi, mi sfugge il nome. Ne sono dimenticato uno. Me li dico io. Dici? Perché allora. Io ho le figure ma non ho i nomi. Thor. Bravo, quello. Wolverine. Anche due, me li sono dimenticati. Mystic. Puttana, sono di più. Sì. Sì. Scusate. Me ne sono Iron Man. Un po' anche... Adesso aiutatemi anche voi perché io non me ne ricordo più. So c'è che Groot, sono di più. C'è Groot. È vero, la pianta. Sono no. Shulk. Doom. E Mystic. E penso basta. Ma è Mystic. 8. Sì, non l'avevi già detto. 8. Allora, va a finire che chi ha fatto la domanda non sa la risposta. No, io la risposta la so, ma non me ne ricordo. Io mi ero dimenticato She-Hulk e Wolverine. Vedi, dopo sono due, allora, quindi 8. Io ragazzi. Avevo dimenticati 8, tutti, il mio conto faceva tipo 3. Ciao Matte! Ragazzi, Ciao, Matte. Per ora 0-0. E questa è la prima domanda. Ecco, qui... Va. Segna Steo, tu. Io sono giustificata. Segna tu. Allora. Io ho troppe skin, sono giustificato per quello. Ah, ok, Siamo già in fermento. Partenza a razzo e non sappiamo un bel... Finita? Esatto. Perfetto. Domanda numero 2. Ciao, Waltrix. Questa qui è difficilissima mi ucciderete per la risposta. Poi vi spedirò un video per giustificare la mia risposta. Cosa? Questo veramente da... Ti manderò un video. No, non un video strano, ragazzi. Lo so. Quale di questi non è uno strumento di pesca? Canna da pesca, la fiocina, il paracadute e lo spass. Ma non è uno strumento di pesca, nel senso che non si pesca o che non è fatto per pescare, ma si pesca? Che non è uno strumento di pesca. Nel senso allora che con quello non puoi pescare. Paracadute. Quindi se con quello strumento non pigli pesci praticamente. Esatto. O non acquisisci pesci. Forse lo so. Vabbè, allora, Marta? Paracadute. Paracadute. Okay. Attenzione che nelle domande che vi proporremo possono esserci anche... risposte multiple. Quindi vi do un attimo di tempo per ragionare. Risposte multiple. Risposte multiple sono sia spas che paracadute. Lo spas è quel fucile. No, ti dico, come risposta multipla sarebbero le ultime due a rigor di logica, cioè paracadute e spas. Ma se ne devo scegliere una, dico il paracadute. Poi uccidere non ci sono risposte multiple a parte che in una domanda e non è questa, ma sei sicuro? Qui c'è soltanto una risposta che è sbagliata. Io voglio metterli secondo in crisi. Me è lo spas. L'ha letto. No! Applauso squalificato, Marta vincitrice. Ballo, sigla, via. Ma dai, allora scritto. No, scherzo. No, vabbè, qua da casa dicono tutto, dicono paracadute, dicono spas. Marta, spasso. Che cosa mi confermi? Paracadute. Xeon, che cosa mi confermi? Io ti confermo lo spas. Ok, le accendiamo per entrambi? Sì. Accendiamo? Siete sicuri? Sì. Oh, un punticino per Prox.
Proxeon. Per Proxeon, bravo. Bravo, bravo, bravo. Perché, perché ucciderei? Perché in una patch di Fortnite potevi prendere il paracadute, aprirlo sul punto di pesca e veniva a galla tutto il loot e i pesci. Ah, sì? Un po' come si fa come la, con la granata. Esatto, ragazzi, sì. C'è anche qualcosa. È un esplosivo. Anche qualcuno, esatto. Quando me l'ha detto non Slide, c'ero. Non ci volevo credere, sono andato a vedere, ragazzi, per essere sicuro. Dopo in partita tutti a lanciare il paracadute nelle zone di no, non è in questa patch, non è in questa patch. No, ah, era un bug. Non l'avevo no, era, era fatto apposta. Era uno dei segreti per farvi giocare. Oh. Andiamo con la terza? Terza domanda. Quanti stili ha la skin di Wolverine? 4, 6, 5, 7... Aspetta un secondo che devo chiudere una cosa. Ma stanno, è arrivata sotto la risposta. No, no. Allora. Salvatore Aranzulla Baratto. Aspetta, rimetti, per me sei, rimetti, cioè, la, c'è sei tra le opzioni? C'è il 6 o il 7? Sono tutte e due? Aspetta, te lo rileggo e ti faccio rivedere. Io ho la memoria corta. È 7. Quanti stili ha la skin di Wolverine? 4, 6, 5, 7. 7. Io non l'ho neanche guardato lui, è il più brutto. Io di dico 6, ragazzi, 6. 6. Ok. Allora, andiamo, Marta, tu 6. Cosa dici? 7. 7. Sembrano un po' eccessivi. Sì, accendi, accendi, anche se so che... Xeon, tu che cosa dici? 6. L'accendiamo? Sei sicuri? Let's go. Sì. Vai, di tu la risposta vincitrice, allora. La risposta giusta, ragazzi, è 6. Quindi il punto a Pro. No, però sei veramente... Dai, Marta, è stata la prima, risposta che hai dato, era quella giusta, porca boia. Io pensavo che dopo ci sarebbe stato qualche livello oltre l'oro, capito? Che io non ci sono ancora arrivato, ha detto, ci sarà qualcosa. Sì, argento, oro e arcobaleno. Sì. Tranquillo, siamo 2 a 2. Ok, no, allora, perché 2 a 2? Oro, arcobaleno... Decido io. Argento, oro, arcobaleno, c'è la skin, quella... il secondo stile, diciamo, quello delle missioni, Logan e quella base, sono 6. Sì. Mamma mia, giusto. Mamma mia. È vero che mi ha detto, no, ma io non studio, non guardo, non so. Aspetta, ma ieri no, quando io e Slide ci stavamo sentendo, Slide mi diceva, quanti sono gli stili? E io sono partito, boh, 4. Lui fa, no, sono 5. 8, 3, 2. E da qui le opzioni delle domande. No, qui in realtà magari la risposta l'abbiamo data anche sbagliata. No, non è vero, abbiamo controllato. No, no, abbiamo controllato, ragazzi. L'abbiamo controllato. Ah, che io faccio ricorso, eh. Infatti, vedi, fai altare, vedi a caso ci dicono 6. Sì, 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 sì. Però anche qui ci sparano numeri 4, 5. Per bravi, perché comunque ci provano, ragazzi. Grandi provano. Cos'è fuorviante? Cos'è il termine che ho imparato col tampone del Covid? Fuorviante. Cioè, ma che vuol dire? Confonde. Che forvia. E confonde, guarda, 10 litri di birra confonde meno. Ecco. Ecco, allora, andiamo alla risposta numero... No, domanda numero 4. Siamo quasi a metà strada, siamo stati gentili. Grande. Quando finì la modalità fantasma, quella bellissima modalità di Halloween. Io l'ho odiata tantissimo e ho goduto quando è andata via, ma non mi ricordo più il giorno. Sembra manda 4. Un messaggio, Marta, dai, te lo dico. No. Ok, allora 2 a 1, però non può rispondere. No? Se anche l'1 potrebbe essere. Primo novembre, 3 novembre. Posso guardare il calendario? 4 novembre, no. Sì, puoi guardare. C'è l'aiuto dal pubblico. Dai, vi rimetto lo... 7 novembre, che giorno è qua? Per il prossimo quiz voglio una musica... Il 3! Per me è il 3. Il 3, okay. Ho fatto il calendario, non il suggerimento. Il 3? L'accendiamo? Ok. Diamo un punto entrambi, perché vedo che... Se ogni... Sì. Consente, 3. No.
No, è il 4. Ah, no, non è vero. Ma... allora, la risposta giusta era il 3 novembre, ragazzi. La risposta giusta è che io ho rimosso quel ricordo di quella patch e non è mai esistita. Ma se allora... ti piaceva così tanto. Oh mio Dio, ne ho vinto una. Siamo... purtroppo, no, purtroppo. 3 a 1, il primo punto per Marta non deve passare sotto il tavolo, per il cappotto. Il cappotto allora. Si fa a pesca. No, col biliardino, quando perdi 6 a 0. Col biliardino, calcio balilla. Sotto. Allora, andiamo avanti. Vi state divertendo? Vi piace? No, fa schifo, lo sapevo sì, già. Sì, ma no. Sì. Ragazzi, questo qui è autoironici, una delle serie, nel senso... Facciamo un po' di commenti da casa. Chi vincerà questa sera? Anima Dark 000 primo novembre, quindi ti sei iscritto a Twitch se non sbaglio, che hai giocato con noi. Sì. Anima Dark è Matteo, no, sto facendo figura. Giusto, sì. giusto. Mamma mia, se ricordo ancora. Domani devo fare il tampone, prova positiva. Mamma mia. Oh, dai, ragazzi, tranquillo. Non ma mica fatto le video lezioni. Appunto, ma hai preso online. Vabbè, dipende dall'età, ecco, che vai ancora a scuola, non vai ancora. Allora, qualcuno ha detto il primo novembre, andiamo ad arte. Ok. Ragazzi, avanti. Chi vincerà questa sera avrà un prossimo sfidante la prossima volta. Ma è in semifinale. È in semifinale. Allora, da allora, casa, Marta, allora adesso devo far vincere Marta, che arrivano i privati da te, dico, è una che ne sa. Cosa? Cosa? I messaggi fatto? Mi dicono è una che ne sa che ne sa di Fortnite. Va bene, andiamo avanti. Okay. Allora, a che livello viene sbloccato Tony Stark? No. Oddio. Allora, mi ricordo è sul 90 però, mi pare 95. Che era tra gli ultimi era il mio Tony, il mio amato Tony. Tony Manero? Tony Stark? 93 o 95? Oh, vedo Xen un po' titubante. Ma vecchio, cioè, io sono al livello 252, chi cazzo si ricorda a livello 95? No, livello chi lo guarda più il cioè, livello pro. Hai shoppato 251, cosa vuoi? Cioè, vedi lì, carte di credito... Level 1, 2. No, ragazzi, forte. Come prima rimango sulla mia prima, perché poi se cambio sbaglio è 95. Okay. Perché io so che mi è venuto un mezzo infarto quando ho detto no, è così in lontano, non ci arriverò mai, è mio Tony. Xeon, te invece che guarda, cosa dici? Io costo di sbagliarla apposta, io dico 93. No, devi essere sincero però. No, devi essere sincero, quello che tu pensi. No, io no, allora, io sono sincero, non mi ricordo... So che sul 90 è sicuro, sul 90. Sì, no, era dopo il 90, però non mi ricordo se ne mancavano. Io ho il dubbio del 93, sono onesto. Anch'io so il dubbio, però vediamo... ha cambiato. Allora, è difficile perché è così. L'abbiamo chiamato pro apposta. È passato un anno e mezzo, vediamo un bonus di ripensarci e di rispondere. Adesso Marta dice 93, io dico 95. Ci no, io rimango sul 95 perché dopo mi pento di averlo cambiato. Che livello si sblocca Cicciolina? Scusate. Grande. Cosa Walter? No. Io Walter lo adoro. Guarda. È al 90, al 90 si 90, sblocca. Al 90 o 69, c'è un po' c'è il dubbio. No, al 90 c'è il secondo stile. Stile cavallo. Sì, poi dopo dici, giochiamo e prendi l'elicottero, dai, andiamo avanti. Vabbè, 93, allora. Dai, l'accendo. Aspetta. Cosa fai? No. Allora, ci spoileri, ragazzi, leggete le risposte. No, non fate screenshot. No. A che livello vi è sbloccato? No? Uno dice 95 e tu rimani sul 93? Io 93. Ok, l'accendiamo, siete sicuri? Andiamo avanti? Sì, vai. Ok, e arriviamo al risultato di 4 a 1 per Xeon, livello 93. Però questo si chiama avere culo, cioè io ti annullerei la risposta. No, ci sta, ma c'era troppa indecisione tra i vari numeri, ci sta. Ok,
Io mi ricordo il mio mezzo infarto. Abbiamo superato la metà. Quanti erano i capanni delle streghe in quella bellissima modalità? Perché Mike mi fa, devi fare delle domande soltanto più o meno di questa. Oddio, patch bar fission. No. 5. Come sei frizzato? Se l'ha frizzato tutto. Okay. Okay. No, io ho caldo, non è niente in freezer. Quanti erano i capanni delle streghe? 3, 6, 5, 4, A, B, 5. D. Mi sembra 5. Accendiamo e un punto a testa e rimaniamo invariati. Ma come calciatore a 5-2, però Marte è ospite ai giochi in trasferta, le sue risposte valgono doppio come la Champions League. Finita a 4. No, il bello è che Marta un paio di settimane fa ha anche detto, ma anch'io voglio farlo un quiz. Esatto, ve lo ricordo. Ma certo. Mi avete preso la sprovvisissima. Cioè, mi avete avvisato in anticipo, però il mio cervello l'ha fissato su altre cose, quindi ho detto, ma sì, lo faccio. Quiz, tipo lo GTA. Faccio. Esatto. Va bene, ma succede. Qua la finalità non è vincere, ma è divertirsi. Perdere. Ragazzi, guarda, noi perdiamo sempre. Vince chi perde, anzi vince chi partecipa, che sei un dove sei? attivo, ti vedo spento, attivo, hai già vinto, ti vedo spento. Ok, andiamo avanti. È un avversario troppo domanda facile. Numero? No, proprio faccio. Non lo so, qua c'è scritto 16, ma non lo è. 7. Allora, quante erano le barche da distruggere nella missione distruggi le barche a Scogliere? 10, 8, 7 o 5? Qua è ancora veramente difficile, sono stato veramente cattivo. 7. Me la rimetti un attimo? Sigla! Distruggi le barche a Scogliere, ma io non me lo ricordo sta cosa. No, ah sì. Bene, sì, no, squalificato. Aspetta, distruggi le barche a Scogliere erano 10. 7. L'accendiamo? Sì. Per entrambi? L'accendiamo per entrambi? Per questa ne sono abbastanza sicura. L'accendiamo, ormai sei sicura lei? 5-3, punto per Marta. Punto per Marta, ragazzi. Quindi ciao. Erano 7. No! Ragazzi, ci dice l'ospite. Basta, mi offendo. Così sei bellissimo. Che meraviglioso, Xeo. Allora. Questa domanda è una domanda a casa. È a casa? Allora, aspetta. Ema, le ha sparate tutti i numeri, 3, 5, 7, non sono 7, erano 5, cioè ragazzi abbiamo le idee un po' confuse, a casa partono le prime ole, Marta, ole, stonatissimo, e no. Quindi, aspetta, i panni delle streghe non erano 7, no, io l'avevo visto, no, erano 9, sì, io dai, numeri, mi sta sfumando il cervello, tombola, siamo 5-3, puoi ancora recuperare. Perché ci sono delle bonus. Dai, sentiamo. Question. Allora. Siamo quasi alla fine. Quando si alza la mattina, Xeon apre il tonno con il piccone, il martello di Thor, scudo di Capitan America, il cecchino. Ma che cazzo di domanda è? io lo so. È una domanda. Ma io non lo so come si alza Xeon alla mattina. Ma io non lo so nemmeno io questo. È già importante che non si alzi con i piedi in avanti. Mi rimettete le opzioni, per favore? Allora, quando si alza la mattina Xeon apre il tonno con il piccone, il martello di Thor, scudo di Capitan America, il cecchino. Con il cecchino. Cosa bestemmiando è una bella idea, Walter. Quello sicuramente, quella, quella, sp-
spengo la sveglia e parte la Madonna, quindi va bene. Allora veramente il tono a colazione però deve essere una botta. Sono onesto, ne ho mangiate di robe per colazione, ma il tonno mai. Domani mattina secondo me lo fa, ci manda la foto. No, che fa. Schifo. Una schifo se mangi il tonno di mattina. Lo fa. Va bene. Vi lo fa, ma non lo dici. No, lo fa no, ragazzi, davvero. Allora, le mie colazioni, cioè sono arrivato a far colazione con il passato di verdura, cioè, quindi... La cara c'è la risposta sincera. Io so come mi alzo la mattina, va bene, ma... allora. Dico il cecchino. Devi rispondere. Cos'è che hai detto? Il cecchino, Marta? Il cecchino. Risposta esatta, 5-4, brava. No, adesso voglio sapere il motivo, però. Il motivo era per prenderlo per il culo. Ma dai. Era la tua domanda bonus. Che domande fai? Io non ho capito. Bello, ti guardo un attimo. Che domande fai? Cosa fai? Guarda la pelatina. Allora. La rifacciamo ancora, così vale doppia. Ancora. Allora. Domanda. Ma non riesco a leggere quante punti. No, scusa. Va bene come è scritta. Ok, 10. Quante confetture quante sono presenti? Esatto, quanti punti? Non quante. Vabbè, scusate. No, ma è calabrese, quante punti, cioè è giusto. Ma confetture. È giusto, confetture. Sono presenti alla mappa. 9, 8, 7, 10. A voi le risposte. 7. Marta. Dimmi. Aspetta, ti rifaccio la domanda. Quanti punti fenditura ci sono nella mappa? La risposta è quella che 9. No, hai detto bene prima, la prima volta. 10. 10. Xeon, ti do il permesso di dire la stessa risposta. Avete risposto? Questa perché Xeon ha scritto 10? No, è mia figlia che c'ha il telefono mio. Cosa stai scrivendo, Xeon? Non ho il telefono, io sta guardando la live. Lui ha fatto una figlia proprio davvero, allora. No ragazzi, è stato difficile anche trovare la risposta perché nella mappa che ho cercato me ne dava una in meno, quindi è stato un po' un trauma, però io una me la ricordo. Intanto pubblicità, cioè, una te ne ricordi solo una? No, una me la ricordavo già di mio e non era segnata nella mappa di Fortnite. Quindi le ho messe tutte proprio. Ok. Sarà stato che c'è stato un aggiornamento, probabilmente. Ce ne sono 6 attorno all'isola di Stark. Poi ce ne sono 2 sopra foresta e 2 sono da Pantera, da Black Panther. Quindi quante sono? 10. No, questa ci si arrivava, questa era la più facile di tutte, mi sa. C'era la missione, prendi 10 fenditure in una partita. Sì, ma bravo. Aspetta, ma quante, cioè come le hai calcolate le fenditure? Basta che fai 2-2-2 in ogni punto che ti viene erano in mente. Erano 2 per ogni punto. No, allora ce ne sono 20. 2 sbagliate. Perché? Perché mi pare che 2 siano singole. Che sfida, ragazzi. Mi pare. Allora è sbagliata anche la risposta. No, vai proprio. Forse no. Bisogna rileggerla. I punti fenditura sono i punti, sono le zone. La zona l'hai detto prima, non so le fenditure che ci sono in un posto, ma no, il posto. Aspetta, fenditure. Aspetta, punti, perché ci sono delle fenditure anche da Ant-Man. Come è sbagliata la domanda? I conti non tornano. Tornano. Se ride, Michael è sicuro, credo. Allora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le sto ricontando. 8, ma voi quando fate il segno del contare ci pensate veramente? Cioè vi rimangono veramente in mente i numeri? No, assolutamente no, dopo il 5 no. Volevo già cambiare mano. La rimetti la schermata, fammi rivedere i numeri.
Lasciatela un attimino. Ma cazzo fa ad essere così tanto? Allora. In crisi. Allora. No, vecchio, mi si è fritto il cervello. Cioè, c'ho il criceto che annaspa. Spara. Berlusconi che 8. Marta, tu resti su... Sì, resto su 10 perché okay. Ho avuto l'aiuto del pubblico. C'è un sembra quel meme di Berlusconi. La risposta giusta è questa. La risposta giusta è 10. Io cosa avevo detto? 8. 2. Quindi siamo 5. No, aveva detto anche lui 10. Vabbè, io avevo detto 10 in base a un altro conto, però. Ragazzi, maledetti. Però io ho scritto bene, a parte il quante, ho messo qua. Quanti. I maledetti qua. Quindi siamo pari, comunque... perché ha risposto anche sulla bonus track, quindi siamo 5. Ragazzi, 5. Qui siamo 5 a 5. Tanta roba. Per te sfortuna, c'è un'altra bonus domanda. No. Lo spareggio. No, però dai, nessun aiuto. Sei l'ultima. No, nessun aiuto. Però secondo questa me... ultima bonus domanda per Marta vale 2. Ma? Sì, ma... perché non abbiamo la 12ª, ragazzi, per spareggiare, cazzo. Vai! Quale esclamazione più usata tra i nostri due fratelli? Ma! Sul canale, ma... Ma? Vabbè, ma questa... La sa... Dai, no, è pareggio allora, perché non puoi sbagliarla questa. Appunto, ma questa vale 2 per te. Il mi dissocio è solamente di Marta. Mi dissocio è solo mio. Seguitemi sul canale, è una mia ultima new entry, che sarebbe più che altro server. Quindi il ma è forever. Quanti punti diamo qua? Di sutura? Cioè, no, ragazzi, 7 a 6 per Marta. Ma? No, dai, dai ragazzi, così barare è proprio come dire... Ti non è barare, cazzo, guarda. Guarda, l'ha contato. E guarda, se. Si è frizzato Michael. No, gli ultimi due sono 2 punti, ragazzi. Ma vince Marta. Anche lui la sa. Appunto, ma per te vale 2. Ah, solo per me. Che culo. Mi sono colorato anche le dita, sono peso dei bambini. Okay, adesso neanche mia figlia all'elementario. Exeon l'abbiamo stracciato! Bene! No! Xeon, morte immeritata, lasciatelo dire. Quindi dobbiamo trovarti uno sfidante, avendo visto questo quiz, accedere alle semifinali, dovrei tornare. Yeah, che felicità, adesso... Non vedo l'ora. No, non è non vedo l'ora, ci sono. Guarda, no, però la prossima volta se vuoi facciamo degli argomenti su GTA, che tanto noi non capiamo un cazzo, quindi... Ma neanch'io, perché è da 3 giorni che ci gioco. No, ragazzi, allora, queste 10/11 domande, perché... 8 domande vere. Queste 8 domande vere e 2... No, 3... No, 2 cazzute e... Quante erano? Quale serie le abbiamo avuto? 9. Sì, 10 domande. 10 domande di cui 8 un po' da sapere, ovviamente, e 2 cazzute perché servono sempre, perché tanto il nostro talk deve essere proprio questo, ragazzi. Deve essere il gusto di comunque sapere le cose, più o meno, ricordarsene. Per perdere, per barare, perché ragazzi, a me sembrava un po' truccato questo quiz. Quiz sulla briscola. Dovevamo buttare fuori Xeon e ce l'abbiamo fatta perché ha già vinto 3 quiz. E tutti per un punto, ricordiamocelo, eh. Lo possiamo fare sul Gran Turismo. Dopo questo proprio si è frizzato, guarda, si è emozionato. No, no, ragazzi, incredibile. Incredibile. Ok, no, dissocio. Anche... ti dissocio, ma no, ci devi associare. Ma... Associare. Ti devi associare. Allora mi associo. Allora,
Vincitrice Marta, sei contenta? Oh, dovevi partecipare, non hai dormito? Pensa a te, se dormivi era GC0 Cappotto. Ma non vedi che occhi, che c'ho gli occhi del colore della maglietta? Me li vedo io da qua che mi sto guardando. Io pensavo che Marta hai questi occhi qua. Scusa, questi qua. Così. No, non zoomato. Hai questi occhi qua? Sì, più o meno, è solo che c'ha le ciglia un po' più lunghe. La figlia di Pro che rotola da ridere. Assolutamente, ricordiamoci sempre lo slogan. Cioè, ti prendo per il culo tua figlia quando vedi questa foto. Cioè, guardagli questa allora, quante chili avete. Ricordiamo invece... Grazie, no, oggi l'ho spammata a più non allora, posso. Io vedevo le slide, ma non vedevo, ma era tutto bloccato. Okay. No, linea Fritz, non abbandonarmi stasera. È Noel che ha una connessione. Vabbè, ma io ho la centrale nucleare qua da mantenere, cioè non sono mica un PC da 25 anni fa. Signor Burns. Ma è così bello adesso con le ventole colorate. No, ragazzi, qua questa sera volevamo rubare un'ora Marta al suo pubblico e portarla qui con noi per farla vincere. Sì, anche perché è una settimana che non si dicevano due cagate con lei, quindi ci poteva stare. Dai. Lo so che mi mancava un po' di demenza, ma... ma più che altro, era da ieri sera che si dice, ma chi è? Ma è un uomo o una donna che devo sfidare? Era tutto preoccupato. Oggi... Il mondo è piccolo, Xeo. Siete degli stronzi, cosa vi combinate? Adesso sei l'uomo più felice del mondo. Puoi anche andare in bagno, se vuoi. Oh, no. Ciao, Xeo, con te abbiamo finito. Ciao, saluto per tutti. Ciao. No, ma... allora, siete stati bravissimi, prima di tutto. Ma... e divertenti. Questa cosa è il ma. Voi siete veramente fratelli separati. Ma io ti invito adesso, slide, off, tutto. Vai a vederti qualche spezzone della mia... C'è un momento che ci mettiamo tutti. Ma ogni cosa che succede è stata 10 minuti così, tipo, ma parlavamo a ma. Non lo fai solo te, vai tranquillo. No, siamo in tantissimi. Troppi forse. Meraviglioso, meraviglioso. No, e poi ovviamente, rimetti l'ultima slide, scusami. Aspetta, che mi rimetto io slide. No, rimetti l'ultima slide, per favore. Cioè, seguitemi sul canale, io quando l'ho scritta ho pensato a Xeon, perché in ogni live ci vuole fregare gli spect. Ma non è vero! Che male, non è vero! Però se mi volete seguire, magari... che poi alla fine vuole fregare noi stessi. Se vuoi ti cedo il cellulare, il portatile al posto. Va bene, ragazzi. È Marta... vero, confermo, Cinzia, confermo. Ho detto venite tutti che dovete aiutarmi, ma non c'è il delay e tutto, ragazzi. Devo darla in fretta la risposta, sono fregata. La prossima volta metterò le cuffiette e starò in chiamata col pubblico di sotto. Vabbè, metti l'auricolare sotto quelle lì, non si vede. Bravo. Ma noi le metto infatti. Nell'auricolare, le faccio andare dietro nei capelli, non si vedono. Perfetto. No. Anch'io me li vorrei far mettere dietro nei capelli, ma quali? Guarda, dove? C'è gente che ha usato appunto. C'è gente che ha usato un moccio per imitarmi e per cularmi. Ha messo il moccio in testa e ha detto grazie per il follow. È tutta pubblicità. È stato bellissimo, ragazzi. Non ma capire. Tutti quelli che hanno visto questo qui sono venuti poi a vedere te dopo. Cosa? No, no, visto che... tipo. Ha detto è no, tipo, ma andiamo a vedere veramente questa qua se sembra che abbia un moccio in testa. E invece... sorpresa, moccio Vileda. Ma c'è moccio Vileda. Ma questo video si può vedere da qualche parte? Cavolo, penso che non sia stata salvata come clip. Era live del mio ragazzo sotto. Era una meraviglia. Si è messo già tutti questo coso. Il moccio si è messo bello con le cuffie. Ma intuppato oppure asciutto? No, gliel'ho dato pulito. Gli ho detto, lui fa, ma mi prendeva sempre in giro. Gli ho detto, mettiti un moccio e fai la live come se fossi io. Oh, se l'hai preso, è andato a prenderlo bello profumato il moccio, se l'hai messo in testa.
Si potrebbero quindi usare anche spaghetti cotti al posto del mocio. Wow. Quindi potremmo utilizzare lui per la prossima sfida. Per fare sfida. ASMR anche. No, ragazzi, facciamo la prossima sfida. Per ASMR ci stiamo un attimo, ci stiamo ancora organizzando. Però per la prossima sfida potremmo prendercelo, eh? Volentieri, volentieri. Mi raccomando, lui è molto più preparato. Proponiglielo. Gliel'ho proposto. Ecco, ci sta. Ho iniziato con ASMR, prima con la bottiglia dell'acqua vuota. Io comunque non so cosa potrei avere per fare ASMR, toh. Ragazzi, sembriamo un branco di dimenti. È quello che beh, se lo faccio con questa forse sentite può essere il mare. Giustificata. Il mare. Più che altro questa è quella è un galeone che sbatte contro ma i granchi. Ma. anche la figlia di Chiara. Guarda, è proprio pro. Ma. Ma. Dio. Non ce la io non ce la posso fare, non ce la posso fare. Comunque avevo preparato anche questa, ma l'ho messa adesso. Ma noi siamo sempre carichi, ragazzi. Dobbiamo carica essere molla fino alle 4 di mattina. Comunque ma guarda, la grande cazzo, la grande. Fare ASMR con il casco di Lord Casco, è uguale. Mi rimetto la cuffia sulle cuffie come l'altro giorno. La cuffia sulle cuffie. La cuffia sulle cuffie. La cuffia sulle Marta, dovrai preparare tu un quiz e interrogarci in tutti gli argomenti. Io? Daniel. Cina, uomini, donne, animali. Va bene, dai, allora, datemi un po' di tempo, ragazzi. Ho suggerito di fare una sfida tra me e te sui pappagalli. No. Come, allora, va bene, ma garantisco che sui nomi scientifici anche lì una cosa... Va bene, che dai, io dopo Uccellus Erectus non li conoscono più. Cos'è che è? Cos'è, che uccello è? Li conosci bene? Erectus? No, non me lo ricordo, cioè non ricordo più niente. No, no, basta, mi dissocio. Una guerra di uccelli. Va bene, dai, se facciamo quella porto anche l'ospite d'onore, magari mi suggerisce, porto il mio pennuto. Ospite anch'io speciale. Il mio dino, allora, però dice, va bene. Dice le bestemmie. No, mio no, mio Ducati. È un porconatore di prima categoria, non lo so. Io. Alla fine è venuto a dire, bambina, ciao bello, come stai? Mamma, pappagallo dice le parolacce. Sì, ma pensate che a Roma li vendono di più quelli che dicono la parolacce, cioè sono tipo una calopsita 200 euro, perché? Perché ti manda... giusto. Lo fanno per davvero, poi non lo aspetta, ma lo fanno per davvero, è una cosa meravigliosa. Ti vengono a benedire a casa nel nome del padre, del figlio. Brutto. Ma... porta il cenerino, che lui sarà un chiacchierone. Il mio pennuto parla di più. Aspetta, pennuto qual è? il cenerino, no, non lo so. Il mio ararauna. Ornitologo. Ararauna. Parla più del cenerino al momento. Hai un ara? Ma li devi fare in live. Guarda. Solo uno posso portarlo, l'altro è fuori. Ah, non è elevato mano uno, l'altro selvatico. È selvatico. Ma se becca quello ti spacca un dito. Ma è molto educato, devo dire. Mamma mia. Bene, questa guerra tra pennuti. Guerra tra uccelli. Di socio. Di uccelli con lo scopo della pasta scopagnola. Va bene, ragazzi. Uccellini che andiamo fuori tema. Parliamo di ragazzi, Fortnite. Mi raccomando. Mi raccomando, ragazzi, venite a farmi compagnia sul server Eclipse RP GTA. Che adesso andrò anche lì perché si è fatta... Certo. Ragazzi, l'astinenza, dopo devo andare a dormire. Cioè, guardate, nel senso, devo anche riposare. Ma adesso cosa fai? Quando pigli il letto dormi 2 giorni? Eh sì. Chiederò di svegliarmi perché l'altro ieri non mi ricordo neanche più, sono caduta in coma. Hai fatto un after 12 ore coma? After dopo, sì, è coma catalesse proprio. After di GTA proprio così.
pesantissima, stop. Ragazzi, poi mi metto verso le 4, mi stufo, metto ad ascoltare un po' di musica, verso le 5 e mezza mi ricollego, verso le 6 e mezza stacco perché mi vergogno, perché arrivano gli altri e dicono no, questo è ancora dentro, però loro sono bambini, io sono adulta, capito, da dire sta a camperare tutta la notte là dentro. Ma appunto, una domanda, la notte su Twitch com'è, come gira? Molto bene. Molto bene se non sei femmina, nel senso, se sei femmina devi avere necessariamente un moderatore esatto, se invece non sei femmina gira comunque bene. Io ho passato un'oretta diciamo di notte incuriosito dall'ASMR, sono andato a vederle tutte, soltanto che a un certo punto è andato a vederle. No, a vederle, sono andato a vederle tutte, ma perché no, di uomini non ce ne sono, e il primo uomo che farà ASMR sarò io. Vuoi moccio? No, senza moccio. E vi dico che mi sono sbragato dal ridere. Ma sì, fa ridere, poi come accarezzano le orecchie, a me fa morire dal ridere. Poi ci sono quelli che cantano, no, oh, vi dico la verità, è una cosa che se uno si deve rilassare lo può fare, ma io che non mi devo rilassare perché sono già abbastanza rilassato di mio, poco, mi sono sbragato ragazzi, mi sono veramente sbragato dal ridere, sembra una cazzata ma secondo me sono troppo forti, cioè, bisogna essere veramente in grado di, cioè, bisogna saperlo fare, è un bel gioco. Non lo so, cioè... Mi sembra di una cosa un po'... Dall'altra parte non so cosa fanno quando ascolto me. Non volevo dirlo, ma... Devi guardare le chat. Tra la chat e quello che dicono loro, mi raccomando, non dirmi queste cose. Perché ti giuro... No, è che passa un quarto d'ora tra che scrivono ciao e dopo un altro messaggio. Non voglio sapere più la vita. A un certo punto c'è qualcuno che scrive anche sono venuto ma è finita la live, ma io vorrei fare un ASMR in growl come i cantanti mecca, benvenuti nella chat, cioè così. più rude, grazie per la sub, cioè. Mamma mia, cioè, ma però dovrebbe essere cose di altro mondo. No, ma ragazzi, se facciamo ASMR non possiamo, grande droghi, non possiamo più droghi live. Ma non possiamo più uscire di casa se facciamo ASMR. Dopo cioè, tutti. No, o diventiamo ricchi, ci possiamo sputtanare o è un casino. Allora, minuti, ascolta, io mi posso sputtanare che a me non mi cambia niente, sono contento. Ma sì, guarda quel coglione che fa ASMR. Sì, ma che cazzo, sembra il nome della compagnia del gas, della SM lì. Merda, no, fortissimo. Come dice Marta, mi dissocio. Mi dissocio. Io non uso mai questi termini new age. No, io penso age. Che mi vergognerei a fare ASMR. A parte che non mi è concesso, ma poi mi vergognerei a fare ASMR. Ma io dipendo dalle sub. No, scherzo, non lo so, però. No, però veramente. Perché deve essere. Cioè, aspetta, io la ASMR che conosco. Se vado a fare ASMR in Svizzera guadagno di più. La ASMR. No, però l'ASMR che conosco io è quello, cioè quello che ho trovato su Twitch è tutta un'altra cosa. Va bene, ragazzi. Ma, ringrazio, sei sicuro di essere stato su Twitch? No. L'ASMR che conosco io ero, ragazzi, il mio nuovo sponsor è Pornhub. Comunque non è vero, io ho trovato lì l'ASMR è più o meno così. Scusa, non c'è da chiacchierare, dai. No, ma in realtà c'erano degli uomini che facevano ASMR. Non ho aperto il canale, però nel titolo c'è ASMR. L'ho aperto perché volevo... Cioè, mi faceva impressione. Quindi, non ho detto il cognome, Nick, eccetera. Mi farebbe veramente impressione, però farlo per ridere me lo metterei a fare per davvero. Ma sì, ma ci sta, ragazzi, ci sta. Ci sta, comincia a grattare la spugna. Senti. Ecco, il rusghino. Mi è venuto il rusghino. No, ma ne ho già fatti due o tre durante la live, soltanto che mi mutavo. Ma... No, è questa? No. C'è MR Beard Edition. Quella è così. No, lei, lo so, Marta riconosce questo fischio.
Qual è, sì, il riconosco il... riconosco anche il vento nel microfono, però sì, lo riconosco. Infatti quando con mi le ali dicevo... anche devi fare. Allora, aspetta, ah, nel cuoricino. Ma tu devi sapere che io andavo a rimorchiare le donne proprio in... alla faccia, chissà che rimorchioni che avrei fatto, se le scappate tutte. Fidati che dopo sarai diventato famoso di sicuro. Gli mordevi anche la testa se non ci stavano, le speri, strappavi i capelli. Dopo quattro ossi di seppia, sì. Non ho parole. Ragazzi, sugli ossi di seppia, io vi saluto e ci vediamo al prossimo, quiz, e studierò le domande, mi alletta, però dovete darmi un po' di tempo, ragazzi, tra il non dormire, il dover fare un po' di cose, il dover giocare. Hai tutto il tempo che vuoi. Wow, ma che il naso, perché non si dice la stessa cosa insieme. Comunque grazie mille Marta per essere stato qua con noi. Col naso viola, e non so il motivo, qua ho tipo un morso, non so che animale mi ha morso tra quelli che abbiamo in casa. Proprio il segno, non lo so. Va bene, ragazzi. Comunque, grazie, Marta. Buonanotte, grazie mille. Ci abbiamo rovinato il canale. No, scherzo, no. Assolutamente no. È stato veramente un enorme piacere. Anche per me, ragazzi. Ve l'ho detto. Finalmente battuto. E, ragazzi, noi tra poco iniziamo un gameplay. Un pochettino di pausa. E ci rivediamo qua sui ciao canali. Anche a tutta la chat, ragazzi, grazie dei suggerimenti. Ciao, ragazzi, Marta, grazie, ragazzi, ciao Marta, grazie, ciao. Allora, ragazzi, abbiamo già rubato tantissimo tempo a Marta, adesso inizia il nostro gameplay, quindi 15 minuti di pausa e ci ritroviamo qui tra poco.